Buongiorno signori, quest'oggi vi mostrerò la lampada smart più assurda che abbiate mai visto. Infatti non illumina solo, ma tramite questo strumento, che è installabile, permette anche di scansionare libri. Ma direi di vedere come riusciamo a scansionare un mio vecchio libro delle superiori per vedere come va e effettivamente vedere se ne vale la pena. Direi di iniziare. Prima di tutto vi faccio vedere un po' meglio come è fatta questa lampada. Essa arriva in questo modo qua, senza questa parte dietro installata. Ups, ok, si può tenere accesa anche se chiusa, carino. Spegniamola. Come vediamo qua dietro vi sono tre cavetti, uno per l'alimentazione, uno per la connessione al computer, si può utilizzare per la scansione collegata al computer, e uno infine per un gadget che è questo, che permette di scattare le foto senza dover premere il tasto sul computer col piede, quindi scansionare molto velocemente. E arriva anche con questi due strumentini qui, che servono per tenere il libro ben aperto, ve lo faccio vedere tra poco. E anche questo tappetino nero sopra il quale mettere i libri per scansionarli e far sì che si vedano al meglio. Come è visibile dalla pellicola presente qua sopra, vi è un codice QR che serve per scansionare l'applicazione per telefono. Infatti, se aperto ed impostato nella modalità lampada, come vediamo, questa è l'applicazione, deve essere chiaramente impostata su modalità lampada. Per esempio, io posso premere off e adesso al momento penso di avere la rete wifi in down, però di solito funziona bene. L'unica questione è che se alzo il volume, cioè questo suono un pochino fastidioso. Ecco, vedete, funziona ogni volta che premo un bottone. Quindi, boh, ok. Però basta abbassare il volume, ovviamente se ne va. Ma passiamo alla modalità scanner. Vi faccio vedere quali sensori sono presenti. Abbiamo tante piccole lucine e una telecamera grande. Inoltre qua sotto vi sono dei sensori che permettono di inviare dei raggi laser al libro, così che se è un pochino piegato, dato che chiaramente se non è una pagina piatta, il libro farà un po' delle curve, lui le rileverà e potrai andare a regolarle anche in post-produzione. Ma bando alle ciance, direi di metterci all'opera. Ma vi faccio subito un esempio pratico di utilizzo da scanner. Qui ho messo lo scanner, lo accendiamo e lo mettiamo in modalità scanning. Come vedete si possono accendere o queste luci qua o queste luci sotto per illuminare meglio per l'appunto il libro. Lo scanner è stato collegato al mio computer tramite un dongle e installando l'applicazione Cizur Aura Pro, in realtà in questo caso è solo Cizur Aura, riusciamo a vedere quello che vede questo schermino qua. Infatti posso mostrarvi che qui vi è uno schermino che mostra il libro e anche dal mio computer posso vedere la stessa cosa. Inoltre posso utilizzare questo strumento qui, scusate il casino qua un attimo, che è un diciamo bottone, e posso utilizzare questo bottone qui col piede e una volta che lo premo si avvia la scansione senza dover premere questo bottone qua dal computer. Questo rende molto più facile lo scansionare le pagine. Inoltre posso utilizzare questi strumentini qui per tenere le pagine allargate, facendo chiaramente attenzione a non coprire scritta altrimenti non appaiono. Perché utilizzare questi invece che le dita rimangono, non riesce a cancellarli. Invece credo che per questi simboletti che sono presenti qua sopra, lui riesca a riconoscere questi cosi ed eliminarli, creando una specie di riempimento alla Photoshop, anche se è fatto un po' peggio. Però in realtà ci sta, cioè nel senso è comodo e soprattutto se è bianco lo riempie col bianco, quindi è perfetto. Inoltre, oltre alle luci che sono presenti alla telecamera, sono presenti questi sensori qua dietro che servono per mandare segnali laser sulle pagine, così che riescono a riconoscere, vi faccio vedere, premo il mio bottone, adesso lo faccio con la mano per farvi vedere. Come vedete, delle linee laser sono state trasmesse e hanno capito la curvatura delle pagine. Adesso, infatti, se io vado nel software qui, le linee laser sono rimaste e come vediamo possiamo anche modificarle in post-produzione nel caso cui non siano effettivamente accurate oppure il libro non sia così, diciamo, preciso. Posso andare qui e regolarle oppure regolare la riga per cui è di divisione del libro, per esempio era messa male prima, però comunque l'ha riconosciuta giusta, quindi interessante. Chiaramente il vantaggio di uno strumento simile, oltre che ad essere una lampada, deve essere in grado di scansionare molto più velocemente del telefono. Quindi adesso andiamo a vedere. Proverò a scansionare 100 pagine di questo libro, cercherò di fare il massimo e vedremo quanto ci metterò e come verrà il risultato finale. Iniziamo da questa sezione qua, facciamo questa cinquantina di pagine qui. Purtroppo le pagine plastificate alle volte riflettono, quindi questa è una cosa negativa. Aspetta, 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 qua ho fatto un errore.
Abbiamo messo 6 minuti per scansionare 50 pagine. Una volta quindi scattate queste foto, noi possiamo metterle insieme in un PDF. Ancora prima però possiamo modificare se c'è qualcosa che non ci piace. Tipo io vedo qua sul mio computer che c'è un bordino, magari riesco a rimuoverlo. Come vediamo però questo bordino si presenta sempre nelle pagine dispari, perché è sempre la pagina di sinistra. Quindi per fare in modo di modificarle tutte posso utilizzare questo strumento, fare taglia. Lui ci metterà un pochino a caricare, soprattutto ora che la selezione è di una cinquantina di pagine. Facciamo conferma ed eliminiamo questo bordino bianco. Adesso vedo che è bianco. Per rendere le pagine bianche, diciamo, evitare che ci siano ombre, beh, una delle prime cose che si potrebbe fare senza dubbio è non avere una luce come questa che influenza con la luce dello scanner. Infatti c'è un po' la mia ombra che si vede. Però comunque si può regolare per esempio il contrasto, in questo caso forse questo è un po' troppo, la nitidezza e lo spessore delle parole. Qua no filtro, colore, forse è un po' meglio colore, ecco, lascerò giusto il filtro colore. E comunque se andiamo a vedere, anche se c'è questo bordino bianco che poteva essere reso migliore se non avessi questa luce che faceva ombra sulle pagine, così che ha creato questo, diciamo, grigino nella pagina, se non c'era questo problema, evitabilissimo, non si notava la differenza di colore ed inoltre qua le parole sono belle, no? Si legge proprio bene. E a proposito, state un attimo attenti sulla luce. Per esempio qui sempre il mio softbox ha fatto luce su questa scritta che è diventata un pochino illeggibile. Perciò non utilizzate altre fonti di luce che possano influenzare o comunque riflettere sul libro. Vi faccio un esempio con due pagine. Possiamo sia esportarlo in PDF ricercabile, lui ci metterà un pochino e diventa un PDF dove puoi fare Ctrl F o comunque funzione di ricerca e trovare tramite le parole contenute nel PDF, quindi lui ti riconosce direttamente le parole. Vediamo se lo fa. Tra l'altro nell'attesa ovviamente non è più necessario tenere collegato il dispositivo, che è tutto salvato sul computer. E come vediamo implementazione OCR in corso 50%, 63%, 75%, ok, esportazione delle immagini in corso. Ok, non ho capito questa scelta stilistica di mettermi la pagina in diagonale. Boh, ok. Immagino che uno regolando un attimo le immagini, per esempio qua c'è una modalità che si chiama standardizza, che ti permette di rendere tutte le pagine normali, della stessa tipologia, con lo stesso numero di DPI, eccetera. Così non si verrebbe a creare un problema, anzi facciamolo. Riesportiamo in PDF ricercabile, di cui abbiamo selezionato la lingua italiano. Ma comunque, anche andando a vedere in questa brutta copia, nel frattempo che l'altro si esporta, come vediamo le parole sono evidenziabili. Se io cerco, non lo so, salute, eccolo qua, troviamo il termine salute evidenziato in ogni parte del libro. Questa è la mia funzione preferita dei libri digitali rispetto a quelli fisici, perché se mi ricordo una parola, non mi ricordo la pagina, cerco, faccio prima. Qua mi dà tutto l'elenco delle parole presenti. Però come vediamo, se una parola non è scannerizzata bene, per esempio qui vedo che la buona non è riuscita a scannerizzarlo in modo corretto, se io copio questo testo lui mi trova queste lettere un po', diciamo, insensate. Però per il testo normale su bianco e nero, per esempio professore Alessandro Sepilli, copia, incolla e l'ha trovato perfettamente. Quindi certo non è paro paro ai libri digitali quelli veri, quelli della piattaforma certificati, però comunque 95% siamo lì. E come vediamo, standardizzando la pagina viene perfettamente. Quindi uno deve semplicemente giocare un po' e alla fine più o meno tutto si riesce a fare. Certo la pagina come vediamo non ha proprio un bel colore, è illuminata troppo, forse per questo softbox. Adesso lo spengo e rifaccio un'altra scannerizzazione di altre 50 pagine e esporto tutto il libro completamente. Vediamo come viene, ci becchiamo tra poco, vi dico anche il tempo. Questo sono stati 6 minuti, ma è stata la prima prova dopo tipo un giorno e mezzo, quindi magari riesco ad essere anche più efficiente. A tra poco. Ok signori, ho fatto vari esperimenti e questo è quello che sono riuscito a fare. Ho iniziato alle 15.43 a scansionare le 50 pagine nuove, non quelle di prima, proprio delle altre, e ho finito alle 15.48, quindi ci ho messo 5 minuti a farlo, davvero poco. Il vero problema è stato che non sono riuscito a trovare un modo per convertire in PDF ricercabile, nel senso che io premevo, sono stato tipo un'ora, l'ho lasciato addirittura un'ora e non riuscivo a convertirlo. La funzione dell'OCR, ovvero del trasformare le pagine, le foto in testo, non funzionava in alcun programma, ho provato anche altri programmi, quindi probabilmente è un problema del mio MacBook. Ditemi se voi riscontrate problemi simili col MacBook Air M1. In ogni caso, allora ho installato direttamente una libreria da terminale che si chiama OCR My PDF. Per fare questa conversione da terminale del PDF basta fare CD, prendi il file, lo trascini così da entrare esattamente nella cartella del file, poi fai OCR My PDF, nome
nome del PDF originale e poi il nome del file che vuoi fare di uscita. Come vedete vi fa una barra di caricamento e dopo all'incirca 5-10 minuti con 50 pagine riesce a farcela. E come vediamo il mio output, vabbè adesso qua lo lascio uguale, fa lo stesso. Come vediamo qua l'output è molto buono, nel senso posso selezionare il testo, le pagine sono ben visibili, le persone sono ben visibili, non c'è niente di male e lo utilizzerei tranquillamente. E si può anche cercare, per esempio non so, proteine, e mi ritrova tutte queste parole, proteine. Ho provato tra l'altro un'altra funzione, è possibile direttamente convertirlo in formato Word addirittura al libro. Questo è un esempio, come vediamo certe pagine si convertono proprio bene. Posso andare qui e non lo so, modificare questa parola, invece che deve metto dover. Oppure anche le foto posso spostarle, sì scusate, ho tutti questi programmi aperti quindi laggo un po' il MacBook, posso spostarle, posso fare mille modifiche. L'unico problema è che certe pagine non vengono così bene, tipo già questa ha lasciato un mega spazio bianco, oppure quando ci sono grafici che però effettivamente sono fatti, tipo qui vedete questo grafico l'ha fatto già bene, scusate se l'ho modificato per sbaglio, però altri grafici tipo questo qua non è riuscito a riprodurlo in modo fedele perché qui c'erano delle righe ed era fatto di illustrazione, quindi può essere utile in certi casi. Ecco, sicuramente se uno vuole un semplice PDF senza la possibilità di ricercare funziona benissimo, funziona bene anche per un PDF ricercabile con questo programma da terminale. Magari certi di voi si trovano più comodi direttamente dall'applicazione di Jizur, questo è un po' personale diciamo. In conclusione credo che questo dispositivo sia interessante perché trova il suo spazio in una nicchia di persone che non vogliono scansionare col telefono con applicazioni perché ci metterebbero troppo tempo e la qualità sarebbe troppo bassa, ma allo stesso tempo anche gli scanner sono diciamo lenti per le loro esigenze, quindi questo può tornare comodo per la scansione per appunto di libri o documenti digitali. Devo dire che magari per uno studente universitario può essere una buona idea, anche perché idealmente non si fermerà ad un utilizzo solo universitario ma potrà utilizzarlo anche nella vita lavorativa. Averlo in casa può tornare sempre utile, quindi può essere addirittura considerato un investimento, infatti penso di tenerlo ed utilizzarlo. Nel caso foste interessati vi lascio il link in descrizione e vi aggiornerò sulla sua durabilità e come si comporta insomma anche nel tempo. Spero che questo video vi sia stato utile, se volete vedere altri video del genere in tema universitario o recensioni tecnologiche iscrivetevi al canale, ve ne sono un sacco già presenti sul canale. Quindi ci si vede nel prossimo video gente e ciao!